infiamma gli occhi, signore. Sono più sornione di scaramusce nell'arte dello stocco. Perciò attenzione, povero spaccone, che sul finir di questa danza tocco. Ma non potevi rimanere zitto? Or dimmi, dove vuoi essere trafitto? Al fianco? Al cor? Ce l'hai sotto il giubbetto? Al fegato? Al volto? Oppure al petto? Complimenti all'autore, allo spettacolo, agli attori che fanno emozionare. Però l'arte fa emozionare, ma fare emozionare alla Catanese è da pochi. E con questo accostamento, con questo continuo duellare tra Cyrano e Micio, si è ricordata Catania, la Catania dimenticata, la si è esaltata ancora una volta, forse la Rossanna citata, se ci sto meno, è Catania. Si è messo in campo il dissagrante Guccini, come siamo dissagranti quasi tutti i catanesi, che alla fine è stato un inno alla vita catanese, un fuoco d'artificio. Beh, è una memoria importante, naturalmente questo spettacolo serve anche per riportarla alla ribalta, perché purtroppo la città di Catania ha dimenticato Tempio lungo il corso degli anni. C'è stata una fase in cui anche l'Università di Catania, con una stagione di studi particolare, ha ripreso parte delle poesie di Tempio, però naturalmente quelle cosiddette erotiche hanno avuto sempre un ruolo di primo piano, a scapito naturalmente della carestia, ad esempio, che ad esempio nel lavoro di stasera ha avuto un ruolo determinante. Colgo l'occasione per fare i complimenti e gli auguri a Giuseppe Lazzaro D'Ansuso per questo lavoro, perché devo dire, ecco, non abbiamo testimonianze dirette di quale fosse il vero carattere di Tempio, però penso che non fosse tanto lontano da come è stato rappresentato stasera, malinconico, sarcastico allo stesso tempo, quindi insomma io penso che questa sia la strada giusta per poter rappresentare e poter ricordare al meglio Micio Tempio. Ma che cosa combinano questi imbecilli? Vogliono di nuovo incendiare l'Europa? Sterminare popoli interi? Ah, finalmente un po' di pugna! Forza, cadetti di Guascogna! Mettiamo i vigliacchi alla gogna con la loro puzza di fogna! La cosa che ho molto amato di questo testo è stata la capacità di raccontare attraverso versi, attraverso pensieri, attraverso anche momenti metateatrali, una vicenda così onirica, ma al contempo umana, in breve tempo, con una scenografia molto bella ma anche essenziale. E quindi questo cosa ha fatto? Ha messo al centro il testo, ha messo al centro le parole, attraverso anche l'uso del francese, del dialetto e anche naturalmente dell'italiano, con la musica, cioè una grande varietà di stimoli che hanno commosso, è toccato profondamente il pubblico, ma anche raccontato la Parigi e la Catania di due poeti. Ed è anche molto bello che i protagonisti siano i poeti, che oggi sembra una categoria un po' dimenticata e che invece permette di eternare il pensiero, le emozioni e anche la storia. È stato davvero gratificante vedere la gioia con cui il pubblico ha accolto l'idea di un Domenico Tempio che non era solo il poeta libertino, pornografo, ma era soprattutto un grande poeta e autore con la carestia di una denuncia sociale precisa. E credo che questo confronto con Cyrano, da questo confronto siano venuti fuori tanti spunti di riflessione per coloro i quali hanno assistito allo spettacolo. Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Trovate gente protega, ma solo un complemento. Di bocca in fare smorfie, che non si spende niente. Come se stavi spio, non salute, ma in sostanza. Non gioco come se passano l'affare della panza. Un lavoro divertentissimo, sia per l'interprete che per il regista, perché permette di poter giocare su tanti registri, permette di giocare su tante tipologie differenti di teatro, l'uso delle maschere, l'uso dei burattini, del teatro, di alcune tecniche del teatro di figura,
e anche del teatro classico, perché appunto ci sono anche dei brani tratti dal famoso Cyrano di Rostand, ci sono le poesie di Micio Tempio, quindi c'è veramente per un attore la possibilità di mostrare quali sono i propri cavalli di battaglia e sfidarsi anche su cose nuove. Per questo testo è veramente, veramente divertente e stimolante. E che problema c'è? C'è internet, qui c'è tutto. Ma non hai paura che diventiamo come quelli che guardiamo dal cannocchiale, sempre col telefonino in mano? Grande accoglienza da parte del pubblico in questi due giorni, sia per il debutto che per oggi. E ormai il pubblico ha capito che Micio Tempio non è più solo quello delle poesie erotiche, ma anche dei poemi di denuncia sociale. Quindi per me è stata una sfida, e una sfida che mi ha portato ad arricchire l'idea che ho di Micio. Quindi nel futuro vorrò sicuramente scoprire le nuove fonti e tutto quello che ha scritto 47. Durante tutta la sua vita. Poi più tardi ne facciamo qualche d'una in più. Non sa mai, c'è qualche sventurato che ancora crede nella leggenda dei desideri da esprimere. E ci facciamo passare una bella nottata. Abbiamo appena terminato queste due giornate di rappresentazione del nostro spettacolo Micio e Cyrano sulla Luna, uno spettacolo che è stato davvero apprezzato dal pubblico, che è stato numerosissimo e molto divertito. Non vediamo l'ora di poterlo rappresentare nuovamente e presto vi daremo notizie al riguardo. Minchia! Dopo ci vuole! Presto, Misciu! Presto! Che stanno per cominciare! Che ne avevo 9 minuti. Vediamo che combinano ste gran cornote!